Giappone, un luogo misterioso, affascinante e sensuale, ma popolato anche da piccoli esseri grotteschi, scimmieschi, gialli e stupidi. Quando su Facebook ogni tanto vedo i giapponesi, sanno solo lavorare, non sanno neanche che cosa vogliono dire i rapporti umani. Ma tu chi sei per poter dire se l'amicizia in Italia vale di più rispetto all'amicizia in Giappone? Ciao ragazzi, come state? Benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese. Oh, finalmente oggi parleremo assolutamente di Giappone. Vorrei leggere alcuni saggi, alcuni tratti di alcuni libri che ho letto che appunto trattano di questo argomento. Anche perché sapete, anche quando dite, che ne so, i giapponesi hanno la pelle gialla o gli occhi a mandorla, da cosa derivano tutte queste cose? Vorrei fare un po' una ricerca antropologica. Ma prima di fare un po' di cultura, lasciate un mi piace e parliamo di un commento, perché da adesso ho deciso che ai inizio dei miei video vi dirò il commento più bello della settimana, che poi andremo a rispondere a questo commento a fine video. Quindi il commento di oggi è il seguente, leggiamolo insieme. Ammappa Serafì, quello che dici di sta canaglia potrebbe valere per te, sempre così per pene, perfettino il classico, bravo ragazzo, lo sarai davvero, oe tutta falsita, sei un personaggio pure tu, falsato, in fondo sei nel mondo dello spessatolo, da più di 10 anni, sai comportarti, le persone sei pure padre Ciuio, potresti benissimo avere 50 anni e farti passare per un ragazzetto, senza offesa, una curiosità toglimela, ho visto un bel po' di tuoi video, ma perché sculetti quando cammini? Ragazzi, questo commento, per chi non l'avesse capito, era in italiano. Ho letto questo testo di Toshio Miyake, che parla un italiano fantastico, veramente, massima stima. Ho trovato dei passaggi particolarmente interessanti e vorrei condividerli con voi. Allora, oggi vorrei parlare dell'orientalismo, che è un processo con il quale comunque l'Occidente ha tentato di inferiorizzare l'Oriente. Praticamente denigrando i paesi orientali hanno cercato di rafforzare la propria identità nazionale. L'Oriente è quindi visto come un paese da educare, da spiegare, da disprezzare, su cui si possono fare delle rappresentazioni fantastiche. L'Oriente viene praticamente definito come irrazionale, in modo da poter affermare così l'Occidente, come modello di universale, di giusto e di bello. Se qualcuno ha mai letto Il Milione, Cipanco, la terra del Sol Levante, era descritta come il paese delle meraviglie, pieno di tetti d'oro, eccetera, eccetera. Però c'è anche un'altra visione, quella di Pierre Loti, che invece ha descritto il Giappone come sì, un paese bellissimo dal punto di vista estetico, ma popolato da scimmie. Antonio Gramsci è forse il primo che ha messo proprio su scritto quanto comunque questi termini come Oriente e Occidente non sono altro che delle costruzioni convenzionali. Est e Ovest infatti non sono altro che costruzioni, a meno che non siate dei terrapiattisti, perché pensateci, qualsiasi punto della Terra si trova a Ovest di un altro e a Est di un altro ancora, a seconda di dove lo vedete. Ma la cosa interessante è come in questa visione paesi come il Giappone non sono considerati orientali solo dall'Europa, ma lo sono anche magari per un americano della California, eppure per i giapponesi stessi. E una cosa interessante è che i giapponesi stessi vedono magari paesi come l'Egitto come Medio Oriente. Ma come Medio Oriente? Cioè, sono a Occidente rispetto a te, perché lo vedi come Medio Oriente? Capite? Queste egemonie che sono diverse dai domini, perché sapete, quando c'è un dominio di solito c'è l'imposizione di un paese su un altro, quindi è unilaterale, mentre quando si tratta di egemonie, il modo in cui un'egemonia riesce comunque a far presa è direttamente proporzionale al modo con cui i paesi, diciamo, che sono stati orientalizzati, in questo caso, decidono di farsi orientalizzare. Quindi quanto più loro si riconoscono come paesi orientali, quanto più gli occidentali riescono a imporre questa idea di Oriente-Occidente. Anche se alla fine l'Occidente ha sempre finito, nel corso della storia, comunque per definire l'Oriente come un paese inferiore. Ci sono tantissimi testi, se noi guardiamo anche la letteratura coloniale, l'Oriente è sempre stato comunque sottomesso, è sempre stato come un paese, diciamo, popolato da primitivi rozzi. L'Occidente aveva quasi questa missione di portare la cultura in questi paesi. L'abbiamo visto, che ne so, King Solomon's Mind, oppure anche in Otello c'è questo rapporto, oppure Think Fall Apart. Sono tutti libri che appunto sottolineano
questa egemonia e questo orientalismo. Teorie che tra l'altro sono tutte state messe insieme nel famosissimo libro Orientalism di Said, che tra l'altro sto rileggendo per la terza volta proprio adesso, perché è il terzo esame che mi capita di parlare di Oriente e Occidente in università o magistrale, però sapete, uno proprio dei pilastri. Ma vorrei concentrarmi un filino su come il Giappone ha finito per diventare un paese orientale e come ha saputo, diciamo, rielaborare questa visione di paese sottomesso in una visione di paese quasi superiore, no quasi, decisamente superiore. Sapete, il Giappone ha fatto 2 secoli e mezzo durante il periodo Edo, era chiuso a tutto quello che erano i paesi al di fuori del Giappone, a parte qualche scambio a Nagasaki. Durante questi anni comunque il Giappone era conscio della sua etnia, tuttavia nel momento in cui è arrivato Perry è iniziata comunque la restaurazione Meiji e ha dovuto firmare comunque dei patti inuguali, anche soltanto il fatto che è stato costretto a firmare questi patti che comunque erano molto sfavorevoli, tuttavia hanno dovuto firmarli per paura di magari venire sottomessi da paesi europei, come stava succedendo in Cina nella guerra dell'oppio. Il Giappone in questo periodo si è trovato a essere in un contesto internazionale da un contesto di chiusura dove lui era prima. In questo contesto il Giappone ha dovuto ritrovare la propria identità. Infatti il Giappone in questo periodo era descritto comunque come un paese iper tradizionalista e primitivo rispetto al resto del mondo. Tuttavia il Giappone, diciamo, si è rimboccato le maniche e nel giro di pochissimi anni si è passati dall'essere un paese, diciamo, arretrato a essere uno dei paesi più industrializzati del mondo. Cioè, ovviamente è passato un secolo, però alla fine degli anni 80 il Giappone era molto più avanti, diciamo, almeno dal punto di vista degli occidentali, per quanto riguardava la tecnologia, a tal punto che è stato definito con una nuova forma di orientalismo in cui il Giappone è sì un paese all'avanguardia e moderno, però in termini distopici. E questo è una nuova forma di orientalismo che ancora una volta cerca di salvaguardare l'identità occidentale. Infatti gli occidentali sono coloro che sanno che cos'è giusto e sono alla base comunque dell'individualismo e della ragione. Quando su Facebook ogni tanto vedo i giapponesi sanno solo lavorare, non sanno neanche che cosa vogliono dire i rapporti umani. Quando voi dite una cosa così, è decisamente orientalista una visione del genere, perché comunque c'è, i giapponesi sono un paese completamente diverso rispetto al nostro, come i giapponesi lo sono qualsiasi altro paese. Quindi perché siamo noi a dettare gli standard e a dire come i rapporti umani devono essere gestiti? Cioè, i giapponesi non sanno il valore dell'amicizia. Qua mi rifaccio anche un video che ha fatto un altro youtuber comunque sul Giappone, che ha parlato di questo argomento, che dico, ma non hai proprio capito, è un'altra cosa, se è diverso anche i rapporti saranno diversi, ma tu chi sei per poter dire se l'amicizia in Italia vale di più rispetto all'amicizia in Giappone? In ogni caso, una cosa importante da dire è che l'Oriente, nel caso del Giappone, anche se è diventato un paese moderno, è sempre visto come il non occidente. Quindi il Giappone sarà sempre smisurato, sia per eccesso che per difetto. Vi posso fare alcuni esempi. Una geisha può essere appunto considerata una super donna per eleganza, sensualità e gentilezza, ma allo stesso tempo anche una subdonna per obbedienza, passività e devozione incondizionata al desiderio maschile. Il samurai sarà un superuomo per doti marziali, lealtà eroica, senso estetico, ma anche un subuomo per crudeltà e obbedienza fanatica, tale da commettere seppuku o, nella sua versione moderna, schiantarsi con il proprio aereo sul nemico. E qui è il caso dei kamikaze. Il salaryman sarà visto come un superuomo per efficienza, disciplina, produttività, ma allo stesso tempo può essere visto come uno schiavo della sua azienda. Ormai, cioè, queste idee sono talmente inserite nella testa comunque delle persone che la gente, anche se guarda i numeri e vede che il Giappone non è più il paese con il maggior numero di suicidi, è più alto paese come il Belgio, nell'immaginario collettivo il Giappone resterà, penso, per non so quanti anni, se non per sempre, un paese dove ci sono i suicidi. Vi ricordate quando io avevo fatto quel video sulle 5 miti non veri del Giappone? Io dicevo determinate cose che, diciamo, moltissimi italiani davano per certo, e ho detto in Giappone non è realmente così. È un'idea che ormai è talmente stata inculcata nella nostra testa per così tanti anni che abbiamo finito per credere
che queste voci siano la realtà e la realtà di tutti i giorni e di tutti i giapponesi, ma non si può generalizzare così su dei discorsi così ampi e quando si tratta di culture e di un paese formato da 130 milioni di persone. Cioè, il Giappone è quindi visto come un paese dalla doppia contraddizione, un paese che è deformato sia nel suo ipertradizionalismo sia per la sua ipermodernità. E questo è stato visto, diciamo, dall'Occidente in modo piuttosto negativo, perché sapete quante volte si legge nei giornali i giapponesi non fanno mai sesso, oppure dall'altra parte i giapponesi sono tutti pervertiti, capito? Non c'è mai la via di mezzo. E questo secondo me è un grande sbaglio, un grande limite, che io con questo canale sto cercando in tutti i modi di farvi conoscere un vero Giappone, ma non è facile, perché magari vi posso rappresentare una realtà, magari quel video ha più visite, quindi l'immagine che trasmetto in quel video finisce per entrare più nella testa delle persone rispetto a un video magari altrettanto valido che però magari fa pochissime visite. Il Giappone è sempre visto come qualcosa che sta fuori rispetto a una spiegazione razionale, un paese misterioso e bizzarro. Qua stiamo leggendo il testo di Miyake. Il Giappone è come un mostro, che può risultare tanto affascinante quanto inquietante. Quando voi cercate di costruire un'immagine di un Giappone che non è quella reale, perché appunto è una costruzione, questa percezione ci dice di più sugli americani e gli europei. Questa costruzione del Giappone come un mostro si rifà a un popolo esistente. Il Giappone stesso ha cercato di ribaltare le carte. Non so se avete mai sentito parlare delle Nihonjinron. Vedendosi riconosciuto come paese orientale, ha cercato in tutti i modi di rappresentarsi in una luce positiva, non come paese diciamo inferiore, ma come paese ibrido che ha saputo prendere il meglio delle emotività e tradizioni di un paese orientale e il meglio della modernità dei paesi occidentalizzati. Per quello che il Giappone, sapete, si dice spesso è una di quelle culture che è difficile arrivare, difficile comprendere, ma questa è stata un'idea stessa che sì, in parte è stata una rappresentazione occidentale, ma in parte sono stati i giapponesi stessi a cercare di saldare questa immagine. E quindi si è cercato di evocare comunque lo spirito dello Yamato. Questa tradizione non è più quindi simbolo di razionalità, ma è un simbolo di nobiltà e inafferrabilità della ragione occidentale, quindi diventa un plus. Lo stesso comunque concetto, come vi dicevo, di contraddizione non è più visto come una contraddizione in senso negativo, ma come un'unione, un ibrido del meglio che c'è dei paesi occidentali e il meglio che c'è dei paesi asiatici. Oggi era un po' un video, diciamo, non so se tutti siete riusciti a comprendere che cosa volessi dire con questo video. Vi dico solo che questo video è finito per durare un'ora e cercherò di comprimerlo in 10 minuti. Quindi se qualche pezzo non vi è chiaro, scrivetemelo nei commenti che magari vi rispondo. Scusate se in questo periodo non sto rispondendo tanto come facevo di solito, ma sono un po' impegnato perché sto per dare 5 esami tra un mesetto, quindi diciamo che devo studiare. In ogni caso, grazie sempre per vedere questi video. Andatevi ad ascoltare la mia musica su Spotify, ve la lascio in descrizione nel primo commento, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!